che stamattina siamo in stazione e stiamo andando a prendere il treno diretto verso Lecco. Speriamo che non ci siano ritardi. I pendolari si riconoscono perché si mettono tutti all'inizio del treno, perché prima ci sono i turisti, di solito gli studenti, le scuole. Io studio ingegneria di architettura al Politecnico di Milano e sto facendo un tirocinio sempre in uno studio di ingegneria qui a Lecco. Prendo questo treno ogni giorno andata e ritorno, anzi in realtà parto da qui alle 8:20, con il treno delle 8:20 e torno con quello delle 6, quindi l'inverno è un po' più faticoso perché parto col buio e ritorno col buio. Di solito mi faccio il tè perché alle 6:30 la mattina è troppo presto per tempo, quindi ne approfitto del viaggio per fare colazione. Oggi sono sul treno diretto a Porta Garibaldi, devo andare all'università, frequento medicina. Lo prendo praticamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Tra andata e ritorno, se tutto va bene, 2 ore e 43 ore. Per quanto riguarda la sicurezza, ogni tanto non mi sono sentita proprio sicura con questo treno, perché salivano persone, insomma, non proprio cui si vuole avere a che fare. Una questione di sicurezza c'è, nel senso non c'è il disagio dei borseggiatori, mentre sulla metro purtroppo è un problema che si riscontra spesso, bisogna sempre stare attenti. Capitava spesso, soprattutto all'inizio, che salissero persone, uomini della polizia o dell'esercito, però erano più a supporto del controllore piuttosto che dei viaggiatori pendolari. Sono abituata a pendolare da 6 anni. A volte trovo affollato il treno, specialmente nelle ore di ritorno. Non riesco neanche a trovare il posto per sedermi e quindi devo stare in piedi per 40 minuti fino a che arrivo a casa. Siamo appena arrivati a Lecco, sono le 9:05, adesso ci aspettano 10 minuti di camminata per arrivare a lezione.